Quando si fa la valutazione posturale si sente spesso parlare di strumenti come per esempio la verticale di Barré. E quali sono i suoi utilizzi e quali sono i vantaggi di utilizzare uno strumento come questo? Allora, partendo dal presupposto che la verticale di Barré non è uno strumento tipico e necessario per uno osteopata, è un ausilio. E come tale ne sfruttiamo le potenzialità, che sono quella di avere un piano di visione multiplanare, nel senso che possiamo vedere il paziente sia dall'alto che lateralmente rispetto ad un punto di riferimento specifico che è appunto l'asse verticale. E in più abbiamo una possibilità importante che è quella della misurazione, della riproducibilità della misurazione. Io personalmente non utilizzo moltissimo questo strumento se non nell'ambito dell'età evolutiva, laddove determinate condizioni, soprattutto con la crescita, possono modificarsi e allora posso aver bisogno di prendere dei punti di riferimento per poterli confrontare a distanza di un lasso di tempo predeterminato. Nell'adulto francamente mi fido molto del mio occhio. Bene. Comunque andiamo a vedere magari come funziona in pratica. La verticale di Barré ci permette di prendere visione di tutta una serie di riferimenti. Primo fra tutti l'asse verticale, rappresentato dal filo a piombo, e ora in questo caso abbiamo la maglietta, ma comunque ci permetterebbe di visualizzare abbastanza bene la presenza di eventuali curve a livello dell'arachide o asimmetrie tipiche, per esempio tipica quella del triangolo della taglia in caso di scoliosi. In più, semplicemente con un'occhiata sullo specchio sovrastante ci permette di poter avere un punto di osservazione del soggetto senza farlo muovere dall'alto, con la linea rossa che ci rappresenta il punto di riferimento trasversale, quindi poter osservare ad esempio un eventuale quadro di rotazione oppure no. Se poi ti puoi girare sul fianco, direi verso destra. Lateralmente possiamo visualizzare semplicemente traguardando la linea verticale a livello del trago dell'orecchio o posizionandola, perché il filo a piombo è scorrevole, andare a vedere dove cade la verticale rispetto appunto al punto di riferimento del trago, giusto per categorizzare le tre categorie principali, quindi anteriore, posteriore o centrale, normale diciamo. E i due scorrevoli ulteriori ci danno la possibilità di prendere dei riferimenti sull'eventuale linea posteriore o postero-anteriore a seconda delle strutture che vogliamo studiare, ed anteriore per esempio la linea mento-pubica, che è un riferimento abbastanza importante in osteopatia. Quindi questa, che è la verticale di Barré ed è uno strumento specificatamente posturale, posturologico direi, possiamo sfruttare l'osteopatia soprattutto facendo riferimento ad una costruzione teorica elaborata all'inizio del secolo scorso da John Martin Littlejohn, che è stato poi il fondatore della BSO, la scuola di Londra, e che ha teorizzato appunto attorno all'asse di riferimento verticale tutta una serie di strutture chiamate appunto linee di forza di Littlejohn, ma queste magari le vedremo nello specifico più avanti.